tutta l'onestà. Io sinceramente comincio a suonare a 13 anni e dopo un anno decisi che quello sarebbe stata una vita, so che sono molto da film. Molto da film, però è andata così. Comincio a suonare la chitarra e cantare quando avevo 13 anni e mezzo. Dopo una decina di mesi mi resi conto che era stato uno schiaffo enorme che mi avevano alzato il culo dalla sedia, quindi ho fatto tutto il possibile nella mia vita per riuscire a fare musicista, il che ha significato ingoiare pitali di merda continui per anni, però credo che non sarei la stessa persona se avessi rinunciato a quello che era, nemmeno un sogno, non è un discorso, è un discorso di evoluzione quasi, senza fare tanti fricchettoni, però è... quando capisci che qualcosa è così forte che ti fa stare bene al di là di tutto, vuol dire che quella forse è la tua strada. Comicamente, tipo, quando uno si accorge che prende meno pattoni in sala prove che in cortile, allora decidi che sta meglio sala prove. No? Io ho sempre odiato il calcio, sono sempre stato trattato come il bimbino con problemi. A partire dall'elementare, a Livorno se non giochi a calcio sei finocchio. Qui invece il contrario, la base era vera. Io il mio destino era fare professionista di calcio fino a 13 anni, poi mi devo fare serenamente la settimana, mi ruppi i coglioni, ed è là che mi imbroccai contro la musica e feci minchia. Che poi sai, il calcio diventa un'abitudine, io non avevo i miei genitori che non mi hanno mai spinto a fare nulla, che non ho fatto un cazzo del calcio. Però come diceva lui, cioè te cresci in un ambiente, diventa aggregazione il calcio. Poi ti rendi conto in una società che forse non è assolutamente quello che ti piace, è quello che la società ti ha imposto per stare ai suoi passi. Che quando hai 13 anni non riesci a metabolizzare questo concetto come qualcosa di vero. È solamente il timore di rimanere solo. Poi mi sono reso conto che mi piaceva stare molto di più solo rispetto alla gente, rispetto a che stare con le persone, e ho scelto l'altra via. Che è molto più solitaria la musica in realtà del calcio. Probabilmente mi definirei generoso, tendenzialmente aperto e curioso. Curioso di imbarcarmi sempre in nuovi progetti, ma non solo a livello musicale, non si parla solo di sonorità, si parla di curiosità di vivere proprio. Cioè, mi interessa sapere anche cosa pensano gli altri, mi interessa molto, non che se non mi coinvolge non è che mi faccio influenzare, però sì, la curiosità fa parte del mio carattere, sì, mi definirei così. Io sono, credo, la dato positivo alla generosità. Poi sono reazionario e nervoso. Io sono moroso. Non pago. No, scherzo. A parte sì. Ma mi dà 50 euro sempre. No, c'ho da andare. Mi cercano ancora a vedere la 2A. Ah, vedi? Vabbè. Quindi? Quindi mi devo descrivere con tre parole. Tre aggettivi. Tre aggettivi. Sono moroso. Nano, moroso è la più bella di tutti. È bello che c'è il riso fra che si cerca di fare serie. Ma io non ci riesco. O anche solo il cuore e amore poteva andare bene. Sì. Se no qui torno alla prima domanda, che se volevo fare serio studiavo per fare qualcosa di serio. Invece suono la batteria. Vabbè, ad esempio, io il mio ambiente è questo. Io ho studiato quel tanto giusto, ma me l'hanno fatto fuori, quindi mi trovo qui a fare a pigiare i tastini. Cioè. Non vuol dire studiare. A me, allora, io From the Battles dei Metallica, riconoscendola in una sala prove, io ancora non suonavo, avevo 13 anni, finì in questa sala prove così, a caso, dove c'erano dei personaggi poco raccomandabili, che suonavano sto pezzo, lo riconobbi qualche giorno dopo, e dissi, cazzo, allora quel pezzo era di Metallica, quindi quegli storditi che ho visto suonare in sala prove suonavano un pezzo di Metallica, minchia, se ci riescano loro mi ci metto io, vediamo. E io ho iniziato a suonare così, rompendomi un braccio in skate, e allora non potevo fare altro che star lì e mettevo da parte i soldini della settimana che prendevo, più di 25.000 lire alla settimana, e con 75.000 lire al mese pagai la batteria.
Tanta roba, tornassi indietro lo rifarei tutto, anche di più. Certo. Io ad esempio, cioè, canzoni che mi hanno influenzato sono state tante, però l'esempio o la situazione in cui ho detto ok, lo voglio fare anch'io, è quando ero bambino, ragazzotto, e frequentavo i concertini scolastici delle scuole di Livorno. Ad esempio alle Requiz erano famose, facevano questi concertini, che suonavano questi ragazzi più grandi di me, quasi coetanei, vedi Flora e Fauna, che facevano già questa musica aliena, cioè che non passava dalle radio che potevi ascoltare in casa, oppure anche dal negozio di dischi ufficiale, cioè non trovavi. Quindi mi sono molto innamorato di queste, come dicevo prima, della curiosità, cioè di fare ricerca su cose che non erano convenzionali agli ascolti, diciamo, standard. E ho detto, se lo fanno loro, che comunque sono persone come me, lo voglio fare anch'io. Poi è chiaro, ti metti in gioco, cioè chi è più bravo, chi è meno, chi riesce a fare una cosa più bella, meno bella, però mi sono voluto mettere in gioco fin da subito e mi è piaciuto e cerco di farlo tuttora. Ma in una canzone è difficile anche perché forse riesci a individuarle col senno di poi. Credo sono due. La prima è Judas Punk di Ramones, perché ci trovai dentro il fuoco sacro. Una canzone che riusciva a commuovermi. E un'altra è Endless Nameless, che è stato il primo gruppo rock che conobbi quando avevo 13 anni e mezzo, che era la traccia fantasma di Nevermind, che era un casino allucinante, cioè una cosa, uno sfogo che è tutto quello che quando sei adolescente rappresenta il caos interiore. Sì, sì, e poi sono tutte stronzate che superi, che però fanno parte di te e ti rendono quelle, sono cose con le quali devi venire a parte. E mi ricordo che iniziavo dopo la fine di Something in 2, la prima volta che lo sentivo avevo lo stereo e le cuffie, ci dormivo sempre. E dormivo e mi svegliò praticamente, mi cacai addosso, perché dopo quanti minuti è Endless, quarto d'ora. Sì. E sentivo che questa cosa qua, tipo nel dormiveglia, e mi ricordo che diventai ossessionato di questa canzone, perché era... Chiamata anche Cool Moon Jam. No. Che è quella. Sì, vabbè. Però qua sono tante, cioè sì, citando in un'altra In Blood This Day, la prima canzone che ti viene voglia veramente di prendere a cinghiate qualsiasi persona in faccia, anche tua madre, anche se vuoi. Se poi andiamo a andare sulle canzoni singole, ad esempio la prima volta che ho ascoltato i Melvins. Sì, io Oven. Io Boris, pezzo di ballet. Ballet. Lì veramente, penso nel solito discorso, ho detto questa cosa non l'ho mai sentita. No, è la roba, capito, che... Quindi mi ha lasciato, come cioè, dire, quando voglio sentire roba così. Quando sei ragazzino c'è questa cosa che hanno tutti, secondo me. E poi c'è chi lo dice e chi non lo dice, che ti senti sempre diverso dagli altri. O a volte cerchi anche. Sì. E Melvins rappresentavano... L'alternativa totale. Cioè, che sì, era gente che se ne sbatteva il cazzo di tutto. Faceva della roba che facevo ascoltare ai miei amici, sì, sì, anche quelli che ascoltavano metal, che ascoltavano... Sì, erano, sì, comunque una roba che non si poteva ascoltare. Cioè il coraggio. Poi quando li vedi dal vivo, cioè anche lui non ci si conosceva ancora, nel 2000 all'estero, al vecchio Essen, Kindergarten. Quindi un locale pieno che non potevi buttarti indietro quando gente c'era, di questi qua che fecero 2 ore di concerto, di cui un'ora code, feedback, fece minchia. Questi qua girano il mondo, vivono di questa roba qua facendo il cazzo che gli pare. E lì arrivi con la concezione di dire bene, bello, voglio fare questo. The Road, che secondo me è stato sottovalutatissimo, è uno dei film più rappresentativi del disagio totale. È favoloso, cioè. Mi è piaciuto fare quella sonora di Cowboy Drugstore, mi è piaciuto tantissimo. Drugstore Cowboys? Sì. È un film che a me mi è piaciuto tantissimo. Sono quei film che io vedevo a 14-15 anni, però non ho più visto per 12 anni. Poi quando me ne andavo a vedere, dicevo minchia. E poi un'altra mia fissa è Vincent Gallo. Lì, magari se mi faceva mettere un pezzettino di tastiera, Vincent Gallo sarebbe stato P. Anche un P, anche lei, molto più. Su
Io non, purtroppo la maggior parte dei concerti l'ho visti dai 14 anni e mezzo ai 20. Poi quando ho cominciato a suonare seriamente, andare in tour, non mi è più capitato, mi è più capitata l'occasione. E mi dispiace tantissimo, perché io ho dei ricordi stupendi dei festival, i festival estivi dell'ova straniera, che proprio era un sogno. Io ho due giornate tipo. Ho la giornata... Ma in treno! Cioè la giornata del tour, che poi alla fine è quasi una su due durante l'anno, quando sono il regime, che il cervello ti va in un'altra maniera. Questa è una cosa che non riesco mai a spiegare bene. Ti cambia il metabolismo, diventi un'altra persona, pensi in un'altra maniera e tutto diventa più fitto. Non c'è momenti di relax totale, ed è bellissimo, nel senso febbrile, cioè non so, sono febbrile continuo anche dopo che anni che suoni, è quello che poi ti manda. E poi c'è quella casalinga nella quale mi sveglio, da molto poco la notte, mi sveglio, comincio a pulire casa, sono ossessionato dalla pulizia e mi rilassa tantissimo, quindi finisco casa, porto il cane e vado a fare la spesa in due o tre posti diversi, vado in libreria, leggo, sto un po' su internet, pianifico la giornata. E se non avessi giornate di questo tipo non riuscirei ad andare in tour. Cioè, io non esco mai, quando non sono in tour non vado mai per locali. È inconcepibile per me. Cioè, non riuscirei a... Il mio lavoro è stare nei locali, io ho bisogno proprio di... Io poi sono un pantofolaio. Cioè, io fino a 20 anni, quando non andavo in tour, giravo, non stavo mai a casa. Cioè, a casa la vedevo una volta ogni tanto. E dopo sono diventato un casalingo di quelli proprio d'occhio. Sì, ma vedi, ma sono a casa sempre. No, compulsivo. Io lavo le pentole prima di mangiare. Cioè metto roba nei piatti, lavo le pentole, metto la lavastoviglie, sono tutto pulito. Ordine mentale. Mi ho fatto il mento dell'arte. Tanto insieme, io non ancora. Io sono al secondo, mi giro, di punto bianco sto mangiando da solo, ho levato anche l'apparecchiatura dalla sua parte. E già l'acquaio di governo, poi di compagnia. No, ma io ti faccio un esempio, io se mi alzo e so che devo tornare a letto, però dopo un'ora e mezzo, due ore, che mi sveglio la mattina presto, poi io rifaccio il letto. Perché per me una volta che mi alzo, comincio la mia giornata, ci deve essere ordine. Ordine da tutte le parti, deve essere tutto lavato, pulito. Sono le ultime fibre. Tutto così. So che è fuori di testa. Ognuno c'ha le sue, a me piace lavare i piatti. Io adoro spazzare e spolverare, più che altro. No, però lavare i piatti sì. Poi vai a cucinare. Io invece faccio i cumuli, diciamo, tanti, e poi pam 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 pam. Ah, questo è il secondo tipo. Ci piace. Melbourne e Cap, vabbè, chiaramente poi Cagliari, che è la città più bella d'Italia. A me è piaciuta tantissimo Torino. Mi piace Torino come città. Sì, anche Trieste è bellissimo. Trieste non sono mai stato, ma Torino mi piace tantissimo. Sto leggendo la storia della pirateria, mi piace da morire, fa tutto proprio un ragionamento storico e sociale su chi erano i pirati, perché andavano per mare, e è riuscito a sfatarmi tanti miti che magari ti vogliono inculcare. Un pirata non necessariamente un ladro o un delinquente, spesso erano nobili. Erano gente anche stipendiati dalle nazioni stesse, erano a servizio anche delle varie marine mercantili, quelle inglesi, quelle francesi. Io c'è tutto un mondo che mi affascina, la storia della pirateria. Io, per quanto riguarda la saggistica, vabbè, la storia di Italia di Montanelli, romanzi, L'Assommoir di Zola, e poesia, vabbè, classico, che già c'è disponibile. Piangi solo perché quello ti fa capire che il tempo non ha senso. Quando leggi una cosa che è stata scritta 100 anni fa e che
il sentimento umano è uguale sempre. È assurdo, perché invece voleva meno questa cosa, questa concezione dell'uomo che fosse diversa però di sentimenti anche con il 500. I sentimenti l'uomo si ripete, ma come la storia ciclica, si ripete anche la storia. Sì, no, no, ovviamente. Fare qualcosa che ci fa perdere il cervello, ci emoziona, fregandocene veramente di cosa ne pensi, di cosa il pubblico possa pensare, la risposta del pubblico, che non è una cosa che pensi, comunque ti mette una forma a tutto, perché quando suoni in un ambiente comunque alternativo, come cazzo vuoi chiamare, cerchi sempre a dare una forma comunque a dire io sono per me ma sono anche per il pubblico. Quanto i hotel si sono anche per il pubblico, però è una proposta che veramente è, capite di dire, minchia, questa cosa qua la fa dal vivo, la gente si fa nei coglioni, porta sì. Sì. È una scommessa tra di noi, in primis. In realtà lo scopo è una cosa che ci piace, che ci emoziona, che ci fa star bene, fuori a tutti gli schemi. Poi magari se non apprezza ci fa piacere. Sì, guarda, io personalmente sono andato negli zen, con gli zen si piace fare anche molto questa cosa qua, pur essendo in un ambito più pop. Ed è una cosa di cui vado fiero, che magari la musica che faccio può far cacare, anzi deve far cacare a tanta gente, vuol dire che deve piacere a tanta gente. Vuol dire che crea qualcosa all'interno delle persone che ti ascoltano, che sia ripulsione o amore. Però con gli zen la cosa figa è che pur essendo in un ambito molto più pop alla fine di quelle notte di coltelli, si fa veramente, magari chiaramente non fai un disco con una coda di 25 minuti, però comunque aiuti a fare un culo che è il pezzo più conosciuto, dura 8 minuti, ha una coda strumentale di 4 minuti e mezzo. E su questo per esempio ho sempre avuto la fortuna di avere gente intorno con la musicalmente pronta a tutto dal punto di vista. Prendi 10 euro? Volentieri, sono molto felice. io ho fatto la stessa domanda da solo, fatti male. Mi sono già dato. Buone. Troppo avanti. Fatti la domanda. Che bella questa, Dico, perché non ti dai una calmata? Perché non ti dai una calmata? Perché non ti dai una calmata ogni tanto? Come rispondeva sempre il mio amico, c'è niente da ridere, c'è niente da stare calmi. Cioè. No. No. Perché non ti dai una calmata che poi vedi che finisci nei casini. Dì, c'hai ragione.